si è trasformata a un concetto di comunità orientante. E il formatore classico è diventato un formatore diffuso, che coinvolge, coinvolgendo genitori e altre figure che appartengono al microcosmo dello studente e del ragazzo. Dei risultati di questa esperienza sul campo, che si è svolta ad Ascoli, ci parlano il dottor Cristian Flaiani e la dottoressa Emanuela Tranquilli, cui chiedo umilmente di unire le forze e anche i loro contributi. Grazie. Abbiamo un quarto d'ora in due? Più o meno. Ok. Finché non vedo segnali di... Esatto. Di segnali di fumo che ci impongono di uscire. Allora, io, se il professor Marcelli ci proietta 40 secondi di video, salto le prime 25 slide. Un ottimo esercizio di sintesi comunicativa. In questo video, che è musicale, riusciamo a vedere immediatamente, utilizzando un altro canale che è quello immaginativo, qual è stato l'obiettivo del progetto. Speriamo che acquisisca l'audio. È possibile avere l'audio? Datemi un segnale, è possibile avere l'audio? Puoi passare alle slide. È un video che mi è capitato per caso ieri sera e poi io devo rispondere, come diceva Spinoza, alla necessità della mia essenza. Il lavoro di un orientatore è quello di aiutare i ragazzi ad individuare la propria essenza e a considerarla come una forma di una nuova etica. È necessario assolutamente che un ragazzo sappia chi è e dove voglia andare. E in questo video ci sono milioni di spunti che si potrebbero tirar fuori. Dico solo che è l'idea della comunità che... parlo troppo forte? Sto urlando? No, anzi, si sente perfettamente. L'idea della comunità orientante, ok? Io ho immaginato che ci fossero... li ho visti, uomini e donne, mamma e papà, presidenti di associazioni del terzo settore, insegnanti, ci sarà stato l'insegnante di musica, ci sarà stato uno zio, c'era l'educatore peer-to-peer, quindi l'amichetto del solista, un'intera comunità che accompagna all'unisono il processo di trasformazione del potenziale in talento. C'è anche la condivisione del talento, la condivisione dell'impegno. È il fatto che un talento isolato, come è stato già detto, non esiste. Il talento è acquisizione di un dono sociale e restituzione di un dono alla società. Ma questo è possibile solamente se la nostra rete di supporto è consapevole, è orientata, è convinta di quella che è la missione dell'orientamento, che è una missione, come è stato detto, assolutamente necessaria oggi e assolutamente epocale. Noi abbiamo vinto un bando nel comune di Ascoli Piceno, abbiamo espresso la nostra unicità tripartendo l'idea di orientamento, no? Vedete nella slide c'è scritto orientare con due puntini, è l'acronimo di orientamento, talento e resilienza, perché nella società complessa di cui abbiamo già parlato non è possibile fare orientamento informativo, fare orientamento su carta, tra l'altro utilizzando carta riciclata in cui i caratteri dell'inchiostro del 1979 non sono più leggibili,
Ma un percorso di orientamento oggi deve essere un percorso che aiuta i ragazzi a focalizzare i propri talenti e che trasferisce strategie di coping efficace, attitudini e comportamenti di resilienza, proprio per fronteggiare il cambiamento e reagire o agire proattivamente, prepararsi alle eventuali crisi. E partiamo dall'inizio? No, perché l'abbiamo buttate. Faccio solo questo inciso per portare ad una brevissima definizione di orientamento. L'orientamento ha un valore decisivo nella vita di ogni persona, perché ne garantisce la crescita, lo sviluppo, il sostegno nei processi di scelta e decisione. L'orientamento sostanzia l'educazione al pensiero critico, al pensiero valoriale, la maturazione della consapevolezza, di cui ci parlerà poi Emanuela, la focalizzazione di obiettivi, direzioni, significati e scopi per la vita. Ok? L'orientamento è uno strumento fondamentale per gestire in modo efficace quello che abbiamo visto nelle slide della dottoressa Minello, la transizione tra scuola, formazione e lavoro. Lì si parlava di mobilità culturale e occupazionale, quasi agli antipodi del concetto di occupabilità, che ha riformulato quello di occupazione. In questo l'orientamento è uno strumento, una metodologia, una teoria, una proposta educativa che promuove il benessere della persona, il benessere intrapersonale, interno, e il benessere interpersonale. L'occupabilità, l'occupazione attiva, è l'inclusione totale, perché come è stato detto tutti noi siamo speciali, ognuno ha delle caratteristiche, delle qualità, delle abilità su cui puntare. È stata bellissima l'immagine che ci ha dato Diana. Perdonami se ti considero come mia sorella, ma quello che dici mi galvanizza nelle membra. È stata bellissima l'immagine del bambino che giocava con... non è un tablet, perdonami. Ma quante persone direbbero togligli lo schermo? Invece lì si tratta che il lavoro del genitore deve essere la capacità di osservare il bambino che si sta esprimendo. Nel gesto di toccare 5 tasti c'è la coordinazione motoria, c'è la motricità, c'è la potenzialità di accedere al più grande talento individuale. Per questo è fondamentale che i genitori siano formati, formati bene. Per questo è fondamentale che gli insegnanti siano formati e formati bene. Per questo è fondamentale sensibilizzare, come diceva Stefano, e fare un lavoro culturale profondo sull'importanza dell'orientamento. Come abbiamo fatto noi? Facendo partecipare tutto il mondo a percorsi di orientamento. Agli insegnanti che ci chiedevano le ricette, noi non abbiamo dato le ricette, gli abbiamo fatto fare percorsi di orientamento. Molti si sono resi conto che non avrebbero dovuto fare gli insegnanti, per esempio, perché poi l'orientamento emancipa e nel suo valore di emancipazione tradisce anche, no? Una scoperta di talento un po' tardiva, ma comunque... Vabbè, ma tanto ne... Long life, 0-110, ormai non è mai troppo tardi. Vado avanti se ci riesco. Per questo, come diceva Severino De Pieri, che è la slide successiva, orientare è educare. E non ci sono più dubbi su questo, assolutamente. Per questo noi abbiamo cominciato a parlare, invece di comunità educante, di comunità orientante, per fare un lavoro di sensibilizzazione sul territorio e per far sì che la competenza, la conoscenza, la competenza, l'apparato tecnico dell'orientatore divenisse patrimonio comune. Nel video che abbiamo visto suonavano tutti la chitarra. Questo vuol dire che ognuno degli strimpellatori aveva una certa conoscenza della musica, aveva una certa competenza musicale, riusciva a mettere in fila 3 accordi, riusciva a creare ritmo, sintonia e unisonanza, mi verrebbe da dire, con gli altri, ok? Legame con gli altri. Una rete che non è legata nelle varie componenti non può essere una rete efficace. Noi siamo partiti, quindi le aree di attività del progetto sono state queste, poi c'è anche una semantica legata al colore, orientare famiglia, orientare scuola, orientare cultura, orientare territorio, ok? Quindi abbiamo cercato di prendere tutti i segmenti, le stratificazioni sociali, diciamo così. Siamo partiti chiedendo ai ragazzi, facendo ai ragazzi una domanda molto semplice. Ragazzi,
Quali problemi, ostacoli, difficoltà incontrate in genere nella vostra vita? La domanda più semplice del mondo, no? O come va? Diciamo un po' più estrinseca. Le risposte sono state terrificanti, no? Come diceva Paolo Greco prima. Vado velocissimo, perché quando mi dico... Vivo grandi insicurezze, sono avvolta da una leggera pigrizia, ho sempre paura di non essere abbastanza e ho tanta paura di non farcela. Ho poca sicurezza in me stessa, mi sento inutile, solitudine, cioè ragazzi di 15-16 anni. Ma che cosa abbiamo fatto? Ci dobbiamo chiedere, perché la responsabilità è nostra, non sono loro ad essere svogliati. A loro dagli la parola, ti suonano, ti cantano e ti fanno l'orchestra di Sanremo. Non ho una mia personalità, trovo difficile accettarmi. I miei problemi? Lo studio, la vita, la timidezza. Trovare la motivazione per continuare a studiare, lo scollamento tra il curriculum scolastico e la motivazione a vivere. Insicurezza, timidezza, piangere. Resistere alla noia senza mangiare, tutta la vita è un problema. Il tempo, la difficoltà a conciliare, le passioni, ciò che mi fa stare bene con gli altri impegni, scolastici naturalmente. Passo troppo tempo a studiare e fare cose che non mi piacciono e non ho tempo per pensare a me stesso e al mio benessere. Stress da prestazione, le aspettative di cui parlavano i colleghi, confusione, paura di non capire la mia vera strada, poca motivazione. Dovresti arrotare il mondo e dici che sei poco motivato. Non mi piace come sono. Ansie, paranoie, pensieri ossessivi. Paura del futuro, autolesionismo, paura degli altri, rapporto col cibo. Pochi stimoli culturali perché i professori pensano solamente alle materie, la sintetizzo perché è lunga, ansia, insicurezza, paura di fare le scelte sbagliate, trovare la strada, trovare il modo per arrivare a lavorare ciò per cui ho una passione, quello che diceva prima, lavorare gratis. Quando fai qualcosa con passione, stai lavorando gratis. Ecco perché sono un orientatore povero, no? Non sto bene con me stessa, pensieri negativi, momenti di tristezza ricorrenti. Individuazione della strada lavorativa, vado avanti. Ho paura del futuro e di come posso costruirlo, a causa della mancata chiarezza delle mie idee. La chiarezza, l'orientatore lavora sulla chiarificazione del sé. Paura del futuro e di non realizzarmi, stress scolastico, stress generale. Cioè un sedicenne che è stressato. Ma siamo impazziti? Troppo da studiare, non ho tempo libero, difficoltà a trovare lavoro, blocco mentale, credere in me stesso, desiderio di suicidarsi. Costanti discussioni con mio padre, paura di fallire. Scegliere l'università, sono sempre stanco. Ok, vado avanti perché. Allora, abbiamo fatto fare, queste anche le salto. Poi vi manderanno i materiali didattici, magari gli date uno sguardo. Abbiamo voluto fare proprio, toccare con mano un percorso di orientamento a tutti. Abbiamo fatto con tutti la stessa cosa, dai ragazzi ai genitori, ai professionisti, counselor, formatori, insegnanti, assistenti sociali, funzionari del comune, dirigenti d'azienda e via dicendo. Allora, il gradimento che hanno espresso. Rifaresti il percorso? L'80% ha detto sì. Lo consiglieresti al tuo migliore amico? Il 78% ha detto sì, ma qualcuno ha detto no perché dice poi l'amico mio se si deve mettere in gioco si vergogna, cioè quindi dopo bisogna anche prendere le risposte con... Ti è piaciuto? L'86% ha detto sì. È stato utile? Quindi andiamo ad approfondire domanda per domanda, no? 77% ha detto sì. Dopo, siccome questo era un progetto finanziato, diciamo che abbiamo... creato un metodo per una valutazione di impatto intrapersonale, chiamiamola così. In cosa, di questo ce ne parlerà bene Emanuela, in cosa hai trovato utile il percorso? Le parole che sono state utilizzate più di tutti sono state consapevolezza, direzione, scelte, decisioni, futuro, sicurezza, coraggio, prendere le decisioni, chiarirmi le idee. Questa è l'utilità dell'orientamento. Che apprendimento, se dovessi pensare ad un apprendimento, qual è stato il tuo, il più importante apprendimento durante il percorso?
Poi ci siamo divertiti a fare le cloud di parole, quindi vedete, consapevolezza, conoscenze, amarsi, scoprire le capacità, focalizzare i talenti, creare relazioni, avere strumenti per affrontare la vita. Se dovessi pensare ad un cambiamento che c'è stato in te, prima e dopo il percorso, in quale area si collocherebbe questo cambiamento? Sicurezza, consapevolezza, strumenti, decisioni, capacità, strategie, metodi, capacità metacognitive, capacità di riflettere sull'esperienza, perché poi, come diceva Bacone, un'esperienza non riflessa non è esperienza, non fa capitale se l'esperienza non è intenzionale e intenzionata. 10.000 ore di esercizio, se sono casuali, non sono esercizi. Dottor Flaiani, se vogliamo ascoltare anche l'ultimo intervento, abbiamo proprio i minuti contati. Vai tu. Se no ci cacciano fisicamente dalla sala, che non sarebbe un bel modo di concludere questa serata. Se puoi scoprire, se posso tu. Sì, come vuoi. Se noi ci facciamo chiudere dentro, usciamo domani. Potrebbe essere un'idea. Restereste? Non abbiamo portato. Visto il volume degli, visto il volume degli spunti. Il volume degli spunti lo meriterebbe. Per gli ultimi minuti di attenzione che vorrete dedicare, insomma, è stato un pomeriggio intenso e a me questo compito arduo, perché dire ancora qualcosa sull'orientamento dopo gli interventi ascoltati è davvero dura. Dicevamo, qual è la parola ricorrente, quindi l'effetto, cosa produce l'orientamento, consapevolezza, ed è proprio così, perché quando l'orientamento è vero, quando l'orientamento è profondo, è autentico, si sviluppa nella persona la consapevolezza del bisogno di una progettualità continua che dura l'intero arco della vita delle persone. Ciò che i ragazzi hanno appreso è che l'orientamento non significa trovare una persona che ci dia delle risposte, che ci segua, che ci indichi, scusate, la strada giusta per noi. Significa piuttosto attivare, riuscire ad attivare quelle bussole interiori che ci guidano. Significa impegnarci a chiederci che cosa veramente ci dà senso, ci dà significato nell'agire di tutti i giorni. L'orientatore fa proprio questo, dà un nuovo significato all'esperienza dei ragazzi e fermarsi e domandarsi appunto ma in che cosa io impegno le mie energie, in cosa le ho impegnate fino ad oggi, significa restituire ai giovani studenti, alle giovani studentesse l'idea di una progettualità di vita. Significa in qualche modo sviluppare in loro quel senso di autodeterminazione, cioè la consapevolezza che loro possono essere i principali attori nel determinare le cose nella propria vita. E il rischio di non farsi domande di questo genere è un po' quello di continuare a vivere navigando a vista. E quindi facendo proprio l'idea di successo personale, dove io per successo personale lo specifico sempre, indico la capacità di far succedere le cose, e quindi se non riporto su me la capacità di far succedere determinate cose, faccio mia l'idea di successo dell'altro. E nella mia personale esperienza di orientatrice, ogni qualvolta ho aiutato delle persone a vivere delle vite più soddisfacenti, più orientate, normalmente questo modo di pensare lascia spazio a quei sensi di frustrazione, di insoddisfazione, di incapacità, che normalmente non sono dei buoni compagni di viaggio. Quindi voglio concludere davvero dicendo una cosa: come si fa? Cioè, nella pratica, noi che cosa abbiamo appreso dai ragazzi? Utilizzo qui le parole di Rodari: dare la parola ai ragazzi stessi, e nel raccontarsi, nel processo del racconto, il ragazzo acquisisce la consapevolezza di ciò che sente, di ciò che davvero non soltanto si riconosce come capacità, ma sente di avere un significato nelle cose che sta facendo. La prima cosa, ecco perché è la finalità ultima dell'orientamento, è quello di dare delle risposte
al bisogno di ciascuno di noi, e questo non mi riferisco, quando dico ciascuno di noi, non mi riferisco appunto soltanto ai ragazzi, ai giovani, ma a ciascuna persona, al bisogno di riconoscersi, al bisogno di realizzarsi, ma questo è un processo che va co-costruito, certamente con le famiglie, con la scuola, con il tessuto imprenditoriale, con il territorio di appartenenza. Ecco perché parliamo di comunità orientanti. Abbiamo avuto noi la fortuna di avere un'amministrazione che ha riconosciuto il valore del nostro progetto e in questo ci ha sostenuto. Infatti una comunità orientante è proprio una comunità che investe su se stessa per avere come ricaduta dei cittadini orientati. E come si fa? Prendendosi cura di loro, ponendo le basi per dei luoghi. Noi abbiamo creato un'associazione, quindi un luogo fisico dove poter ascoltare le persone, dove poter fornire degli strumenti di orientamento, ma anche di supporto alle famiglie, ai professori, perché è chiaro che orientatore non si nasce. L'orientatore ha una responsabilità importantissima, che è quello di essere un adulto formato, capace di riconoscere in questo modo le proprie complessità per riconoscere poi quelle dell'altro. Chiuderei qui. Grazie. Volevo semplicemente aggiungere una cosa che mi hanno proiettato. Allora, io intanto ringrazio il dottor Flaiani e la dottoressa Tranquilli per la comprensione, perché la loro esperienza e la loro testimonianza meriterebbe un seminario a parte e sarebbe davvero molto molto interessante poterlo approfondire per un parecchio altro tempo. Posso aggiungere soltanto una cosa velocissima? Perdonatemi. Vada. C'è stata una pubblicazione chiaramente a seguito del progetto Orientare, appunto la cui copertina tra l'altro è stata proprio l'espressione del talento di una giovane studentessa che si è scoperta, e lì ecco sono forniti tutti gli strumenti e le tecniche che potrebbero essere quindi messi a fattor comune di tutti quegli attori che operano nell'ambito dell'orientamento e della formazione. Bene, intanto magari anche questa indicazione farà parte della comunicazione che tutti i partecipanti a questo incontro riceveranno per un eventuale webinar di approfondimento degli spunti che abbiamo ricevuto questa sera. Due cose velocissime. Una, che se c'è un termine che può sintetizzare tutto quello che abbiamo ascoltato, questo termine è responsabilità. Cioè, credo che ciascuno di noi esca da questa sala con la consapevolezza che ciascuno nel suo ambito avere il ruolo di poter educare, di poter condurre qualcuno a riconoscere il proprio talento è un impegno molto gravoso ma anche estremamente appassionante. La seconda, spero non mi abbiano dato un'indicazione sbagliata, ma oggi è il compleanno di una persona importante che ha partecipato a questo incontro, che è il dottor Greco, che è qua, a cui va il nostro ringraziamento, se non altro per la frase sul fatto, la ricordo ancora, che in tutte le nostre avventure c'è bisogno di magia e di sogni, e credo che sia una frase da non dimenticare. Grazie a tutti per la partecipazione e a presto. E grazie a te ovviamente, Piero, veramente un applauso fortissimo per Piero Valesio.